l'altro giorno ho visto delle persone che saltavano dentro veramente, mi ero riproposta di avvisare i vigili. Ancora movimenti sospetti e presumibilmente occupanti abusivi all'interno di questo edificio di via Fabio Filzi nel quartiere di Saione, lo stabilimento che dovrà ospitare la nuova sede della polizia locale di Arezzo. L'edificio diventerebbe infatti un rifugio di fortuna per senza tetto, soprattutto la sera, quando sono stati notati movimenti all'interno delle stanze. Alcuni cittadini avrebbero visto nei locali persone passeggiare tranquillamente o addirittura spazzare, proprio come in una qualsiasi abitazione. E qui ci sono degli orari in cui, chiaro, la sera c'è buio, c'è un accumulo di queste persone, questo sì, però non è che poi a Saione non si viva, insomma si vive e bene. Tempestivo dopo la segnalazione l'intervento della polizia locale di Arezzo questa mattina sul posto per un sopralluogo. Due le finestre trovate smurate, utilizzate probabilmente per entrare nello stabilimento. Gli accessi violati adesso saranno nuovamente bloccati. Non è la prima volta che l'edificio, che diventerà la futura caserma della polizia locale, viene occupato abusivamente. Io sono un privilegiato, va bene? Perché sono un pensionato, ma c'è chi non lo è e va a dormire lì dentro. Sempre la stessa strada era stata teatro anche di altri episodi di degrado, specialmente legati al mondo della droga. Considera che la mia ragazza lavora in un ristorante, quindi la sera io devo scendere per farle compagnia perché ci sono tipi strani, quindi mi fa un po' paura farla tornare da sola, è quello.